Un minuto all'inizio trasmissione. Camera 1. Duncan è morto. Cosa? Camera 2. L'hanno trovato morto in un hotel. Camera 3. È tutto a posto, la regia le passerà le chiamate. Il mio nome è Gardner, Arnold Gardner. Io non so se Duncan si è ucciso, ma se lo ha fatto è colpa di questo programma. Sta dicendo cose molto gravi, cosa aspetti a fermarlo? Se non ti va bene puoi chiudere quando vuoi. Tanto mi rivedi tra una settimana su un altro canale. C'è qualcuno qui? Ma come sapevate che era il mio compleanno? Ha telefonato un certo Chad, ha detto di essere un tuo amico d'infanzia. Credeva di aver sepolto per sempre il suo passato. Tu non sei Chad, vuoi farmelo credere, ma non sei lui. Ma un grido d'orrore è pronto a raggiungerlo. E i bambini? Sono a casa. Devi portarli via immediatamente. Puoi dirmi cosa sta succedendo? Ha visto la sua vita trasformarsi in un incubo. L'ha ammazzata solo per farmi capire che fa sul serio. Ha sentito la morsa dell'angoscia. Vieni fuori, avanti. Serrargli la mente. Signor Gardner, non è che ora vuole dirci chi è questo Eddie Greenberg? Eravamo amici. Vuoi giocare ancora? Non ti sono bastate le dimostrazioni che ti ho dato? O non sei ancora pronto per andare in televisione a parlare un po' di noi? Ora sa. È molto grave. Che niente gli verrà risparmiato. Arnold, è pazzesco quello che sta succedendo. Lo so, mio padre sta morendo. Non può continuare così. Devi fare qualcosa, Arnold. E solo tu puoi, lo sai. Lo puoi fermare solo tu. Credo che sia lui. Arnold, te lo mando in onda. Di nuovo in onda insieme, Sim. L'amico d'infanzia. Nessuno può giurare sulla propria innocenza.